La pasta, il prodotto più amato dagli italiani, è quello che può far sbizzarrire con nuove idee culinarie gli appassionati di cucina e gli chef stellati. A Giugliano il consorzio di Corso Campano ha presentato con uno show cooking la pasta marchiata appunto il consorzio. Vari formati preparati con diversi condimenti. Una degustazione con la quale la pasta il consorzio è stata tenuta a battesimo. Una pasta fatta con semola di grano duro, 100% italiano. Questa pasta è ottima perché fa delle essiccazioni a bassa temperatura, parliamo intorno ai 55 gradi, che durano dalle 50 a 55 ore, poi dipende ovviamente dal formato di pasta. È ottimo proprio perché viene anche trafilato in bronzo, quindi per la sua porosità si sposa bene, diciamo, in tutti i sughi e appunto fa legare per bene le paste. Ha anche un alto valore proteico che appunto si avvicina intorno al 14%. E abbiamo fatto dei sughi semplici giusto per valorizzare appunto la pasta proprio, per far sentire la consistenza e che resiste anche alle lunghe cotture. Ci abbiamo preparato un sugo di pomodoro datterino e basilico che l'abbiamo sposato con l'amante, che è una pasta intrecciata tra di loro. Il sugo molto semplice, proprio appunto per valorizzare il tipo di pasta, mentre l'altro è una semplice trofea a pesto, la trofea con la sua particolarità col pesto che si sposa benissimo, e poi scaglie di parmigiano stagionato 24 mesi. Lei ha assaggiato la pasta, com'è? Io l'ho assaggiata, è buonissima, veramente. Stiamo portando avanti una ricerca e una selezione di una serie di prodotti. L'anno scorso abbiamo iniziato con dei salumi, quest'anno invece ci siamo proiettati dal mese di settembre-ottobre con quella di un olio particolare, sia novello ma anche con l'extravergine d'oliva, ed oggi abbiamo la possibilità e la felicità di presentare invece una selezione di pasta di grano duro 100% italiano, con una serie di formati anche molto particolari, tra cui ricordo per esempio i 22, che è un formato di pasta mista davvero davvero interessante. Tutto quello che accade all'interno della nostra struttura esce fuori mediante i social, Facebook ed Instagram alla pagina del consorzio.